così invece di sentire parlare di altre cose. Mi collego a quello che ha detto lei richiamando due encicliche di due papi. Lei ha detto dicendo che è il cuore dell'uomo che va cambiato per cambiare questo mondo. Benedetto XVI, parto da lui, ma riprendo immediatamente Giovanni Paolo II. Benedetto XVI incarica in verità e conclude dicendo che di fronte alle crisi di questa dimensione, voi sapete che Carica in verità avrebbe dovuto uscire nel 2007 e esce nel 2009, perché il Santo Padre si rende conto che era incombente una crisi economica e quindi bisognava aspettare qualche passo successivo per tirare delle considerazioni di carattere morale. E disse: è inutile che vi sforziate per risolvere queste crisi, di cambiare gli strumenti. Non sono gli strumenti che vanno cambiati, è il cuore dell'uomo, perché chi usa gli strumenti è l'uomo. Lo strumento di per sé non è mai, mai, se è lecito, né cattivo né buono. Non esiste uno strumento che sia etico, è l'uomo col suo uso che lo rende etico. Siccome non so se dopo mi ricorderò di fare questo rapprochement, lui chiude Caritas in Veritate dicendo questo. Io mi ricordo, avendo avuto il privilegio di poter lavorare con lui su Caritas in Veritate, che rimasi molto insoddisfatto. Ho detto: ma chi è che cambia il cuore dell'uomo? E questo lo scrive nella parte sua in Lumen Fidei, nell'enciclica successiva firmata da Papa Francesco. E dice: chi deve cambiare il cuore dell'uomo è la Chiesa. Non sono gli psicanalisti, non sono i professori universitari, è la Chiesa. E ha tre strumenti, lo dice in Lumen Fidei, che nessuno ha letto, neanche i vescovi, neanche i cardinali, ohimè. E dice: la Chiesa ha tre strumenti per cambiare il cuore dell'uomo: il magistero, la preghiera e i sacramenti. Quindi si può cambiare il cuore dell'uomo. Tre strumenti: la dottrina, la preghiera e i sacramenti. Beh, Giovanni Paolo II aveva ispirato Benedetto XVI in questa riflessione in un'altra enciclica straordinaria, si chiama Sollecitudo Rei Socialis. In questa enciclica, voi sapete che Giovanni Paolo II aveva degli intuiti straordinari, altro che i miei, come ha detto lei. Allora, Giovanni Paolo II scrisse in Sollecitudo Rei Socialis: fate attenzione, l'uomo di questo secolo ha investito e investe moltissimo in scienza e tecnologia, ma non investe in sapienza. Cosicché gli strumenti così sofisticati, tecnologico-scientifici, che sta creando, troveranno un uomo molto immaturo per saperli gestire. E questi strumenti gli potranno sfuggire di mano. Straordinario. È quello che sta succedendo oggi. Non sono gli strumenti che sono cattivi, non sono gli strumenti che in sé hanno qualcosa di che non funziona, è l'uomo che li fa funzionare. Come dice Don Damiano, è il cuore dell'uomo. E chi cambia il cuore dell'uomo? Signori, siete voi sacerdoti. E se il cuore dell'uomo oggi è corrotto, è grazie a voi sacerdoti che non lo avete formato adeguatamente. Se vuole, la confesso. Allora, adesso andiamo. No, non so, la penitenza si deve fare, e come? Allora, adesso entriamo nell'argomento.
Il titolo è, l'ha fatto lei, credo, Il declino dell'uomo. Andrò molto rapido e adesso vi dirò Il declino dell'uomo. Faccio un'introduzione di un minuto su perché l'uomo declina. Entrò subito in argomento spiegandovi la ragione e lo sviluppo della crisi legata alla natalità e poi concludo con tre argomenti. Il primo, gli errori che si fanno quando si parla di natalità. Anche gli uomini politici fanno molti errori. Io non vi dico che quello che dico io è giusto, suggerisco di rifletterci. Primo, quali errori tipici si fanno? Secondo, le cose che bisogna conoscere per poter fare un progetto per l'uomo, per la vita, per la famiglia. Terzo, farò una conclusione molto provocatoria, come uso mio. Così spero di avere un po' di domande, altrettanto provocatorie da parte vostra. Il declino dell'uomo è legato ad un fatto essenziale. Don Damiano l'ha anticipato. Io lo dico da laico in termini diversi. Il declino dell'uomo è legato alle eresie. L'eresia è la corruzione della fede. Qual è l'eresia che ha maggiormente concorso a far declinare l'uomo? L'eresia luterana, che non soltanto ha separato fede ed opere, ma ha giustificato il peccato. Separando fede ed opere, qual è il processo con cui l'uomo declina? Che non riconosce più le cause morali del suo comportamento e si occupa soltanto delle conseguenze morali. Oggi si parla di tre grandi temi: la povertà, l'ambiente, l'immigrazione. Domando a voi e non vi rispondo, avete mai sentito spiegare le cause della povertà, dell'immigrazione e dell'ambiente? Soltanto le conseguenze. Se io non conosco le cause, non posso risolvere nessun problema, anzi, lo peggioro. Questa è la mini introduzione. Adesso andiamo alla spiegazione della crisi economica attuale. Se voi prendete 50 professori universitari e gli domandate qual è l'origine della crisi, vi dicono 50 cose diverse. È curioso, questo mi ha sempre molto incuriosito. Non vi sto a raccontare perché io sono più bravo degli altri. Io però studio il problema della tendenza demografica dal 1980 e lo studio tecnicamente, professionalmente, perché si intuì che se fosse continuato quel trend di decrescita del tasso di sviluppo della popolazione nel mondo occidentale, distinguiamo, il mondo negli anni 80 era ancora diviso in quattro grandi aree: primo, secondo, terzo e quarto mondo. Primo mondo è quello che noi oggi chiamiamo occidentale. Cioè i paesi cosiddetti ricchi, oggi ex ricchi, però allora erano ricchi, quindi soprattutto la triade economica, Stati Uniti, Europa e Giappone. Il secondo mondo era quello dietro la cortina di ferro, eravamo ancora in guerra fredda. Terzo mondo era la parte, il resto del mondo, ricco però potenzialmente di materie prime. Il quarto mondo era ed è quello povero di materie prime, povero di risorse, è difficilmente immaginabile come avviarlo ad un processo di sviluppo. Negli anni Ottanta si percepisce una tendenza al crollo del tasso, attenzione, uso delle espressioni molto corrette, del tasso di crescita della popolazione nel primo mondo e secondo soprattutto, cioè nel mondo cosiddetto ricco, occidentale.
Il tasso di crescita era fino dalla fine della seconda guerra mondiale agli anni 75-80, passatemi le lì, a rotondo naturalmente sempre, era intorno al 4% all'anno, verso un 7% del resto del mondo. Nel mondo occidentale tasso di crescita era intorno al 4%, a fine anni 80 scende a 0. Quindi in un periodo di 15 anni il tasso di crescita della popolazione nel mondo occidentale crolla. Le motivazioni erano tante, ve ne dico solo due. Troppa gente al mondo, il mondo non la riesce a sopportare. Questo si chiama neomalthusianesimo. Malthus era un prete anglicano che spiegò a fine Settecento che il tasso di crescita della popolazione, soprattutto in Inghilterra, era superiore a quello del tasso di disponibilità di beni materiali e conseguentemente, estrapolando questa tendenza, si sarebbe morti di fame. E sempre questo sacerdote, prete anglicano, che si chiamava Malthus, Robert Malthus, disse: benvenute quindi le carestie, gli eventi, diciamo, naturali, come i cicloni, i terremoti, ma, e questi sono benvenuti perché riducono il tasso di crescita della popolazione, ma in più i governi devono fare di più, per esempio, devono stimolare la pratica contraccettiva, perché non nascano troppi bambini. Come si fa? Non si danno più risorse alle famiglie povere che fanno figli. Questo l'ha detto un sacerdote. Voi non sapete, questa è una piccola curiosità, che fu questo sacerdote, Malthus, a ispirare Darwin e la teoria dell'evoluzione, quella che chi sopravvive è il più forte. Tanto che l'origine della specie viene dedicata al reverendo Malthus. Pensate la corruzione eretica che cosa comporta nella storia della civiltà. Bene, tasso di crescita da X% crolla. Qual è l'effetto secondo voi se il tasso di crescita della popolazione crolla? Qual è la prima cosa che vi viene in mente? Manifestamente una crolla la crescita del prodotto interno lordo, che come minimo segue, c'è una correlazione perfetta accettata da tutti gli economisti e dagli statisti tra andamento della popolazione e andamento del prodotto interno lordo. Se il tasso di crescita è il 4% della popolazione, il prodotto interno lordo crescerà del 4%, se è del 2, del 2, se è dello 0, dello 0. Voi pensate che il mondo occidentale possa permettersi di avere un tasso di crescita del prodotto interno lordo uguale a 0? No. Allora, fate attenzione, come si sostituisce, o meglio, come si compensa il crollo delle nascite? Con l'aumento proporzionale dei consumi individuali. Tasso di crescita zero, 5 volte di più i consumi individuali compensano il tasso di crescita zero. Ma per consumare di più, in una prospettiva di crollo del PIL, del prodotto interno lordo, come si fa a far consumare di più le famiglie in un mondo maturo, qual è il mondo occidentale, cosiddetto Stati Uniti, Europa, eccetera? Primo, si mangia il risparmio. Negli anni 75 in Italia il tasso di risparmio delle famiglie oscillava tra il 25 e il 27%. Oggi siamo intorno al 4%. Il non risparmio ha un effetto economico drammatico. Primo, la famiglia
diventa più vulnerabile, è meno indipendente, perché non ha risparmio. Non sono ancora arrivato all'indebitamento, sono ancora alla fine del risparmio. Ma il risparmio che cos'è? È la materia prima delle banche. Il risparmio fruisce la banca intermedia il risparmio, fa credito alle imprese per fare investimenti e fa credito per consumare. Se il tasso di crescita del risparmio scende dal 25% dei redditi al 4% in 25 anni, che impatto ha questo? Che viene sottratto al sistema bancario il petrolio, la risorsa più importante. Quindi si intermedia meno, si finanzia meno e il denaro costa molto di più. Ecco l'inizio del ciclo economico negativo. Ma per far consumare di più non basta usare il risparmio, bisogna far sì che i prodotti costano meno. Ma come si fa a far costare meno un prodotto a Torino? Poi se qualcuno me lo ricorda vi racconto la storia della Fiat. La storiella della Fiat, che io racconto sempre, quindi se ci fosse Marchionne, a Marchionne l'ho raccontata, quindi posso raccontarla anche a voi, non si è arrabbiato lui. Quindi. Allora, come si fa a far costare meno questi prodotti? Li si fa fare in un posto dove la mano d'opera costa meno. Va bene? Allora, pensate a questo. Se questo oggetto, che per caso è una bottiglia, è irrilevante, ma qualsiasi cosa fosse, a Torino viene prodotta per 10 euro e viene venduta a 15 euro. A già 20 euro, dai, se ne riga. Va bene? Se io la faccio fare da un'altra parte, che sia in Jugoslavia, in Asia, in Giappone, in Cina, in India, mi costa un euro. Io la vendo a 10 euro, prima costava 20, adesso ve la vendo a 10, di quanto è aumentato il vostro potere d'acquisto? È raddoppiato. E quindi potete comprare altre cose. Ma che cosa succede con questo processo? Che io delocalizzo la ricchezza, la creazione della ricchezza in altri paesi. Non investo più qua, deindustrializzo il paese. E non creo più potenziale di manodopera. L'Europa e gli Stati Uniti divennero paesi consumatori e non più produttori. L'Asia diventa un paese produttore e non ancora consumatore. Vi rendete conto degli effetti? E tutto questo per compensare il crollo delle nascite. Non per l'avidità dei banchieri o perché gli imprenditori volevano andare a produrre là perché qui c'erano i sindacati. No! Per far costare meno e aumentare i consumi individuali. Voi direte, vabbè, è finita qui? No, siamo neanche a metà strada. Perché nel frattempo passavano gli anni e ci si accorse che la popolazione era sempre come numero ancora uguale, ma aveva cambiato struttura di età. Negli anni 70 chi aveva i peli bianchi era in pensione, era il 10-12% della popolazione. Oggi è il 30-32%. Come si chiama questo processo? Si chiama processo di invecchiamento della popolazione. Quando si scopre che c'è l'invecchiamento della popolazione, lo si scopre perché si guardano i bilanci di Stato, dove due voci aumentano esponenzialmente, sanità e pensioni. Come sono state pagate sanità e pensioni fino all'altro giorno? Fino agli anni 2007-2008, come sono stati sostenuti economicamente nei bilanci
degli stati del mondo occidentale in modo diverso, naturalmente gli Stati Uniti non hanno niente a che fare con l'Europa, la Germania è diversa dall'Italia, eccetera, eccetera. Fatemi parlare concettualmente, anche se rispecchia esattamente quello che è successo, per esempio, nel nostro paese, in quasi tutta Europa. Nel nostro paese un po' di più, perché noi abbiamo cancellato proprio le nascite. Noi siamo l'unico paese, il primo paese in Europa che ha avuto tasso di crescita negativo 8 anni fa. Negativo! Allora, e questo, poi quando andiamo a parlare quindi delle cose che bisogna sapere per fare dei progetti veri, realisti, realizzabili, e quali sono gli errori che si continuano a fare, questi sono i punti che esporrò immediatamente dopo. Che cos'è che succede per sostenere il tasso di crescita dei costi fissi dell'invecchiamento? Aumentano le tasse. Negli anni 75 il peso, questo dice l'Istat, il peso delle imposte, forse meglio, sì, va bene, no, no, va bene, meglio? Sì. Meglio? Sì. Allora, negli anni 75 in Italia il peso delle imposte sul prodotto interno lordo italiano è intorno al 25%, oggi 53%. Questa è la tipica, è lo schiaffo in faccia quando si parla del problema invecchiamento della popolazione. Che cosa succede allora per compensare non soltanto il crollo delle nascite, ma l'aumento dei costi fissi per l'invecchiamento della popolazione? Incomincia l'economia a debito, che incomincia alla fine degli anni 80. Allora, poiché questi dati non sono da tutti accettati, faccio riferimento all'unico dato dell'unica nazione che li ha accettati, perché li ha dichiarati e messi per iscritto, che sono gli Stati Uniti. Tra il 1998 e il 2008, i 10 anni fatidici della crescita dell'indebitamento delle famiglie necessaria a sostenere i consumi individuali, necessari a compensare il crollo dell'economia per il crollo della nascita. Tassi ufficiali di crescita del PIL negli Stati Uniti da 10 anni, dal 98 al 2008, più 32% in 10 anni, la media del famoso 3,5%. Nel 2007 saltano le banche. Perché saltano le banche? Perché le famiglie, che si erano indebitate fino al collo, per aumentare i consumi e tenere su il PIL, perché non nascevano più figli, le famiglie non hanno più risorse per pagare il debito. Portano alla banca la carta di credito e il contratto di mutuo della casa e dicono: I cannot pay, non posso pagare. Saltano le banche, la prima in realtà fu una sola, Lehman Brothers, ma anyway, non è questo importante. Le banche vanno in crisi. Allora il Presidente della Repubblica era Bush, e Bush chiama Greenspan, che era il Presidente della Federal Reserve, il Ministro del Tesoro, e gli dice: uè, ma mi avete raccontato fino a ieri che l'economia cresceva del più del 3% all'anno e adesso crollano le banche? E Greenspan gli risponde: Presidente, è vero, è cresciuto del 32%. Ma il debito delle famiglie, che nel 98 era il 68% del PIL, adesso è il 96% del PIL. So what? Cosa vuol dire? In pratica, che fatto uguale il 32% di crescita economica degli Stati Uniti in 10 anni, 28 punti percentuali erano a debito mai più pagato. Quindi in 10 anni qual è stato il vero crescita degli Stati Uniti? 4% in 10 anni. Quindi
quello che era stato misurato su un tasso di crescita falso, fittizio, insostenibile, ha creato il collo del sistema internazionale, mai più pagato da nessuno. Per quello sono 10 anni che cerchiamo di risolvere il problema, ma ognuno pensa a sé. Non ci si mette intorno a un tavolo per dire: mettiamoci d'accordo su come gestire un buco, fate attenzione, di circa il 30% dei valori teorici. Quindi il 30% del valore della vostra casa va scontato, il 30% del valore del vostro fondo pensione va scontato, il 30% del valore dei vostri titoli che avete in borsa va scontato. Ma non l'abbiamo voluto fare. Ecco perché non usciamo. E a chi si dà la colpa? All'avidità dei banchieri, ai politici incapaci, quando la colpa è morale. Don Damiano, la colpa, la responsabilità è morale. Negli anni 70 si è negato le leggi naturali. Si è negata la vita e conseguentemente tutto il resto. Anche la Chiesa ha giocato male in quel periodo, perché con la natalità, come si chiamava? La paternità responsabile, mi sembra, no? La paternità responsabile nel mondo cattolico, sapete cos'è stata? Un figlio a coppia. Signore, avete presente cos'è un figlio a coppia? È Caino che uccide Abele. Che cos'è il tasso di crescita zero della popolazione? Se io lo chiedo all'università al quarto, quinto anno, la risposta normalmente, dopo un po' di inebetimento, è: non si fanno figli. No, amori miei, tasso zero di crescita è 2 figli a coppia, che è il tasso di sostituzione. Papà, mamma, bambino, bambina. Se papà, mamma fanno un figlio, è 50% in meno potenziale di popolazione nel ciclo di vita. Ma sapete che ancora adesso la gente si rifiuta di affrontare questo tema? Ma dovunque, in tutti i consessi, infatti negli errori che immediatamente seguono, vi dirò. Non c'è bisogno che ricapitoli. Il tasso di crescita della popolazione, un tasso di crescita naturale, sostenibile, è l'unico modo per tenere in piedi la crescita del prodotto interno lordo. Voi direte: non me ne frega niente, io non voglio figli, oppure più di un figlio non voglio per ragioni mie personali. Benissimo, però amici miei, preparatevi la cinghia a tirarla, perché è finito il benessere, non ci saranno più risorse per fare investimenti, non si manda più l'uomo sulla luna. Se qualcuno ci attacca per fare una guerra, non avremo da pagare l'esercito. Quindi non volete far figli, non fateli, però preparatevi a tirare molto la cinghia, molto, molto, molto. E non ho ancora fatto una questione di carattere morale. Questo è un pragmatismo puro. Se dovesse dare sul morale, dovrei dire tante altre cose. Bene, con questo concludo la spiegazione del ciclo. Se dopo qualcuno vuole fare delle domande specifiche, io rispondo. Adesso andiamo ai 3 grandi errori sul tema natalità che si insiste a imporci dalla mattina alla sera. Il primo è: per fare figli bisogna essere ricchi. Esattamente il contrario. Facendo figli divento ricco. Ve l'ho spiegato prima. Se io non faccio figli divento povero. Nasce prima la ricchezza o nascono i primi figli? Senza nessun dubbio.
La crescita equilibrata di un sistema è quello che crea ricchezza. E la decrescita delle nascite crea povertà. Secondo errore, molto più sofisticato da spiegare, io lo accenno, ma non sono qui per fare lezioni su ogni singolo punto. Ormai le nascite, la famiglia, è un problema culturale. La famiglia rifiuta le nascite. Problema culturale. E quindi ci si arrende di fronte al problema culturale. Come se non si potesse affrontare un problema culturale. Terzo ed ultimo errore, di quelli più evidenti, è inutile ormai rilanciare la famiglia e le nascite, perché dobbiamo compensare questo gap di popolazione con l'immigrazione. Non sono qui per fare una conferenza sull'immigrazione, lungi da me fare polemiche su questo tema. Accenno solo una cosa, un problema di immigrazione naturale, non quello che stiamo vivendo oggi, che non ha niente a che fare con il naturale. Un problema di immigrazione equilibrato funziona se l'economia cresce, se ci sono le risorse per fare quel processo di integrazione. Se le risorse non sono, non ci sono, ma c'è un tasso di disoccupazione nel nostro paese del 13% e il PIL non sappiamo neanche come fare a imbrogliare i dati per far vedere che cresce, l'immigrazione non sarà produttiva. Quindi questi sono i tre grandi errori. Non è vero, è un problema culturale, affrontiamolo culturalmente. È un problema di risorse economiche. Signori, non voglio entrare in un discorso troppo complesso e lungo, ma credo di essermi occupato ben due volte negli ultimi anni di spiegare ai ministri della famiglia in matematica siamo usi a accettare che 1 più 1 fa 2. Nella famiglia 1 più 1 fa 3, o 4 o 5. Pensate soltanto a questo banalissimo concetto. Il sostegno di una famiglia che fa figli, di per sé produce ricchezza. Voi direte sì, ma quando il ragazzo ha 20 anni? No, e questo è il problema che non si riesce a mettere nella testa di cattolici, soprattutto dei cattolici. Dal momento in cui una coppia decide di unirsi per fare una famiglia, inizia il progetto. Curiosamente, o grazie alla divina provvidenza, cui io credo di più a secondo, alla grazia, si produce, solo per aver fatto questo progetto, si comincia a produrre maggiore ricchezza, si comincia a risparmiare, si comincia a comprare la casa, si comincia a fare una piccola disponibilità per mandare i figli all'università, si crea valore. Solo per il progetto, solo per aver fatto un progetto familiare e di famiglia con figli. Beh, le due o tre cose che è indispensabile sapere per sostenere queste tesi davanti a chiunque. La prima e più importante è studiarsi il grande progetto del nuovo ordine economico e sociale mondiale, che nasce intorno agli anni 70, che è quello che genera i limiti dello sviluppo, che è quello che genera sostanzialmente l'inizio del crollo delle nascite. Se questa struttura è famoso, si chiama Report Kissinger. In sintesi, non credo che esista un'enciclopedia che lo contenga, per cui non posso darvi altro che lo stimolo ad andarvelo a leggere. Kissinger negli anni 70 dice: il mondo è troppo diseguale, ci sono troppi potenziali conflitti, diseguale,
Diseguale vuol dire cattiva ripartizione delle ricchezze. Potenziali conflitti economici e anche, verso arrivo, religiosi, ma quello lo dice poco. Troppe culture differenti, troppo tasso di crescita della popolazione, insostenibile, rischi per l'ambiente, e poi specifica che il maggior rischio di conflitti è dovuto alle religioni dogmatiche. Detto questo, quali sono le raccomandazioni? Stoppare immediatamente il tasso di crescita della popolazione. Relativizzare le religioni troppo dogmatiche. E iniziare un periodo di acculturazione su vari pensieri unici. La promessa era: vi faccio tutti belli, ricchi e felici. Siamo tutti diventati, brutti no, io sono rimasto bello, siamo diventati tutti infelici e poveri. Il rischio dei conflitti è aumentato in tutto il mondo e non sappiamo cosa succederà domani. Chi ha le redini delle soluzioni? Le stesse persone che hanno creato questa situazione. Questo periodo coincide anche col Concilio Vaticano II, di cui non voglio parlare, perché una cosa è il Concilio Vaticano II e una cosa è chi si è impossessato delle conclusioni del Concilio Vaticano II, portando queste conclusioni, essendo un concilio pastorale e non dogmatico, a una attuazione di una pastorale che probabilmente può lasciare perplesso qualcuno. Non so quanti, però qualcuno, sicuramente. Ecco. Ricordate che in quel periodo, esattamente in questo periodo, c'è anche l'enciclica Umane Vitae. Sono quattro cose. Concilio Vaticano II è l'impossessamento di certi punti fondamentali da parte di ambienti di la Nouvelle Théologie, si chiamava, una teologia un po' avanzata, chiamavala così. Il nuovo ordine economico mondiale, NOM. Mi aspettavo che Don Damiano dicesse: ma NOM è Novus Ordo Missae. Che curiosità, pensate com'è curioso. Il nuovo ordine mondiale ha la stessa sigla del Novus Ordo Missae. È curioso questo, mi ha sempre molto intrigato pensarci. Conclusione. La domanda aperta in tutti, o in molti, ma tutto quello che è successo è stato voluto, pianificato? O, come diceva San Giovanni Paolo II, ci sono sfuggiti di mano gli strumenti? Mia risposta, o meglio, mio tentativo di risposta. Se ci fossero solo sfuggiti di mano gli strumenti, avremmo corretto. E invece, quali sono le nuove ipotesi future? Decrescita felice, quindi diminuire addirittura ancora di più il tasso di popolazione e cercare di promuovere per tutto il mondo una religione unica che si fonda su un valore che tutti noi riconosciamo essere essenziale: l'ambiente. Allora, se non vedessimo che stiamo andando verso una relazione ambientalista mondiale e ad una decrescita mondiale neo-neo-neo-malthusiana, io direi: vabbè, ci sono scappati di mano gli strumenti. E invece mi sono convinto negli ultimi 3-4 anni che non sia affatto così. Allora sono andato a rileggermi i grandi documenti che vi ho detto prima, ma non soltanto
il nuovo ordine mondiale di Kissinger, ma anche tutti quei documenti dei grandi convegni internazionali sull'equilibrio sostenibile, la crescita sostenibile, sulla società, la famiglia, la donna, la moglie. E ho trovato alcune dichiarazioni dei segretari generali dell'ONU, da Boutros Ghali a Kofi Annan a Ban Ki-moon. Ve ne tiro fuori due. Una sola, così poi vi lascio il tempo. Kofi Annan, direi intorno al 2000, dice: è indispensabile formulare un progetto per creare la forma più adatta di sincretismo religioso. A questo, per questo, sarà fondamentale un processo guidato e ordinato di immigrazione che va promosso al più presto possibile. Qui non si tratta di essere veggenti, si tratta di saper leggere. Credo che questi documenti, che probabilmente sono anche stampati, ma sicuramente su internet li trovate tutti. Allora, come è stato detto all'inizio, il mio obiettivo è soltanto farvi delle riflessioni che sono state le mie, che peraltro che discuto da alcuni decenni in tutto il mondo. Mi sono confrontato con quasi tutte le persone che prima mi avversavano. Qualcuna continua a avversarmi, qualcun altro ha cominciato a darmi ragione. Ma se non conoscono il meccanismo, e il meccanismo non è soltanto dei passaggi economici, è quello che diceva Don Damiano. È la miseria economica, materiale, che provoca la miseria morale, o è la miseria morale che provoca la miseria materiale? Sì, ognuno di voi ha una sua opinione, però mi piacerebbe invitarvi ad andare a leggere i documenti pontifici degli ultimi 5 anni. Ringrazio molto il professor Ettore Gotti Tedeschi, segnalo che noi possiamo rimanere qui fino alle ore 20, più tardi no, perché ci sarà un allarme che scatta, non possiamo permettercelo. Il professore ha messo al posto giusto il rapporto causa-effetti. Vorrei chiedere a Don Damiano e lasciare a lui il privilegio di fare le prime domande, visto che la sua introduzione è stata un po' ridotta rispetto ai tempi, e poi sarà possibile per tutti i presenti fare le domande che ritengono opportuno. Grazie. Don Damiano. Desidero ringraziare il professore per intanto la concatenazione logica con la quale ci ha presentato la sua proposta, ma che riportando molti dati e molti rapporti di causa-effetto si difende abbastanza da sola. Ci sono due cose sulle quali mi sento di ringraziarlo in modo particolare. La prima è nell'indicare come non sia la miseria la causa di questa ingenerosità nel dare la vita, di questo declino umano, ma il contrario, il declino umano che porta con sé miseria. Jérôme Lejeune, padre della genetica, andato in cielo il 3 aprile del 1994, che ha scoperto la trisomia 21 e che ha rifiutato il premio Nobel per difendere la dignità dell'essere umano anche quando affetto da quella patologia, diceva: per non scaldare troppo gli animi vi cito Sparta. Sparta è stata la prima civiltà a esporre i suoi figli perché inabili alla guerra.
di Sparta non abbiamo nulla, non abbiamo nessuna produzione letteraria, nulla che ce la ricordi, se non qualche libro di scuola letto alle scuole elementari, medie e superiori. La seconda cosa della quale desidero ringraziarla è questo indicare nell'eresia, cioè nella contraffazione della fede, la causa del problema. Attenzione, non per confessionalizzare il problema, perché chiunque fosse dotato di ragione ha potuto godere e accogliere quanto veniva detto, anche non avesse la fortuna di dirsi cristiano. Ma perché la fede cristiana porta con sé uno sviluppo, una fioritura del cuore dell'uomo capace di intendere più chiaramente, di agire con maggior sicurezza, perché l'orizzonte è chiaro ed essendosi fatto carne è incredibilmente vicino. E a sostegno di questo mi permetto di ricordare, l'islamizzazione del nord dell'Africa è stata possibile nei primi secoli per un ragione soltanto, l'arianesimo. Nel nord dell'Africa è arrivato l'arianesimo, si è ridotta, anzi negata, la divinità di Gesù Cristo, che è ciò che lo rende unico e quindi un Dio geloso di fronte a qualunque altra cultura religiosa, e l'Islam ha potuto attecchire. Il tentativo oggi, da più parti, di comporre un'unica religione mondiale, ci trovi tutti d'accordo, basata su un'agenda comune che ha l'ambiente in cima alla lista, ha come presupposto fondamentale il silenzio assordante sulla divinità di Cristo. Le due domande che desidero fare, con le quali spero di poter aprire le domande dei presenti, sono: negli USA abbiamo citato Bush, abbiamo citato le ultime amministrazioni, adesso è giunto il presidente Trump. Molto discusso, non vogliamo canonizzarlo, però certamente è altrettanto indiscussa la sua politica radicalmente nella manifestazione pubblica e in alcune prime prese di posizione a favore della vita. Dicono oggi negli stessi, il presidente più pro-life che noi abbiamo mai avuto, ha tolto finanziamenti a determinati progetti non utili certamente al bene del paese, tra cui le Planned Parenthood. Ora, questo genere di politica sta già... Questo genere di politica sta già portando benefici agli States, che ci diceva prima sono stati i primi ad accettare i propri dati quanto a indebitamento pubblico. E la seconda domanda è, nella nostra Italia, che in questo momento ci sta più a cuore e che più a portata di mano anche da un punto di vista della ripresa culturale, e questa sala piena lo documenta, quali possono essere gli interventi che favoriscano una ripresa culturale, che renda le famiglie, oltre che unite e compatte, anche amiche e aperte alla vita. In questo momento ci sono forse due proposte tra le principali, non tocchiamo il bilancio economico di quest'anno, che si affacciano e che si propongono. La prima è, da parte di alcuni, il reddito di maternità come proposta di iniziativa popolare, con il quale si vuole mettere nelle tasche di quelle mamme che vogliono dedicarsi alla generazione della vita, alla loro educazione, una cifra economica che permetta loro di non sottrarre tempo alla famiglia cercando lavoro per mantenersi. E l'altra proposta più recente è un atto di disobbedienza civile nel sottrarre alle tasse quanto andrebbe a favore delle spese abortiste del paese, per reindirizzarlo invece a quelle attività lodevoli di sostegno alla vita. Queste iniziative le sembrano utili e possono avere un futuro, e se ce ne sono altre? Grazie. La risposta credo che sia abbastanza intuibile, la mia risposta. Tanto ho lavorato anche con l'attuale ministro Fontana su questi temi. Addirittura l'avevo fatto anche da dura con il ministro Costa, con il ministro precedente. E purtroppo il Ministero della Famiglia è un ministero senza portafoglio. Adesso magari qualche cosa un po' diverso da prima, però è un ministro impotente, un ministro che può distribuire le risorse. In realtà le più grandi risorse in Italia stanno andando al sostegno del processo di integrazione dell'immigrazione. Se si prendesse quello e venisse utilizzato per far crescere le famiglie
Già quello sarebbe un passo drammatico, perché qualcuno stima che questo costo del processo di sostegno dell'immigrazione sfiori già l'1-1,5% del PIL. Se io do l'1-1,5% del PIL per fare quello che ha, il sostegno in senso lato, perché sono tanti i sostegni, cioè i figli non basta farli, devono anche educarli. Quindi cioè, il sostegno deve essere fino a un certo periodo di tempo di crescita della persona, e sono sostegni che vanno da contributi in stretto senso fino a deduzioni e facilitazioni per far comprare la casa. Voi pensate soltanto all'acquisto della casa, crea un indotto di 1 a 5. L'acquisto della casa, io quando ero alla Cassa Depositi e Prestiti fui uno dei promotori del famoso social housing, che è la Cassa Depositi e Prestiti, il social housing, che è la casa proprio per le giovani coppie, non case popolari, case di medio livello, ma il problema è che le risorse vengono destinate ad altri fini. Ho fatto uno studio abbastanza particolarizzato. Se io investissi l'1,5-2% del PIL a sostegno delle famiglie in tutti i modi che abbiamo visto, il tasso di crescita del PIL dopo il terzo anno comincia a essere pari alla percentuale del PIL investita. In 10 anni, sì, vado a memoria perché non ho qui con me i dati, in 10 anni si riduce il debito pubblico del 15%. Per ridurre il debito pubblico non bisogna fare le tasse patrimoniali o altre cose del genere, bisogna crescere il PIL. L'unico modo per crescere il PIL è crescere i figli. Signori, qualche settimana fa ero ad un consesso a porte chiuse. Io ero l'unico cattolico, l'unico. Gli altri erano tutte persone direi agnostici, irrilevanti. L'unico cattolico. Voi sapete cosa hanno detto le 7-8 persone che erano... Io sono stato l'ultimo a intervenire. Tutti hanno detto, ma come si può pensare di far crescere il PIL in Italia se non si aiuta le famiglie a fare figli? Io l'ultimo, l'unico cattolico. Non ho detto grazie, non ho detto niente, hanno detto tutto loro. Il problema sta diventando un problema che va affrontato in questo modo. Se invece di mandare Luxuria a insegnare queste cose in televisione chiedessero a me di andare, scusate, dico a me perché sono io che parlo evidentemente, no? Ma se questa cosa avessi potuto dirla in televisione, a Rai 2, Rai 1, in prima serata, avrei probabilmente creato un'infinità di polemiche. Ma chi se ne frega di fare polemica? Io voglio fare il bene, non la polemica. Trump che lei ha evocato è veramente esemplare. Trump non è attaccato perché Trump sta facendo due cose: sta creando un ordine e sta facendo, dal punto di vista economico, sta facendo reimpatrio delle produzioni. Gli Stati Uniti sono stati il paese che ha delocalizzato di più. Tanto che, se ricordo bene, vado a memoria, per favore, negli anni 90-95 i beni prodotti negli Stati Uniti e venduti negli Stati Uniti erano intorno al 20%, l'80% era stato delocalizzato. Trump, che cosa fa? Sta cercando di rimpatriare tutte le produzioni possibili e immaginabili, mettendo dazi. E lì un attacco ovunque. Ma questo l'aveva fatto Obama. L'aveva già fatto Obama. Perché a Obama non hanno detto niente, a Trump sì? Perché Trump fa la politica della famiglia e dei figli. È tabù. Vedete per quale... ci sono delle cose che si possono dire in un salotto, in un circolo chiuso dove si conosce, no? Per cui lo commenterò in un modo molto prudente.
L'agnosi, che tutti voi sapete che cos'è, sta trionfando. E per farvi l'esempio, vi faccio l'esempio della Genesi. Che cos'è la Genesi? Quale Genesi? La Genesi, quella del creatore. Cioè la Genesi divina. Cosa dice la Genesi divina? Dio creò l'uomo e la donna, maschio e femmina li fece. Porca miseria, ma perché non è andato a farsi? Perché non è andato da lussuria prima a farsi spiegare? Allora, Dio creò l'uomo e la donna, maschio e femmina. Fate attenzione, sono quattro punti. Questo è il primo. Li benedisse e disse loro: andate e moltiplicatevi. Uè! Ma non ha studiato Malthus, il creatore? Ma non lo sa che vengono a mancare poi i beni, stiamo tutti male, se si moltiplicano? Perché l'uomo è il cancro della natura. Come dice Huxley, l'uomo è il cancro della natura. Questo è il fondamento. Che cos'è l'uomo? Dottrina. Che cos'è l'uomo? L'uomo è il cancro della natura. Andate. Allora, maschio e femmina, andate e moltiplicatevi. Terzo, asservite la terra. Quarto, ed ogni essere vivente. Uè! Cosa dice la Genesi gnostica? La teoria gender, Dio creò la teoria gender. Per cui l'uomo decide se vuole essere maschio o femmina secondo le sue aspirazioni. Secondo, non solo non moltiplicatevi, ma riducetevi il più presto possibile, perché mangiate la terra. E quindi non solo non asservite la terra, ma adoratela. Anche perché quando San Michele Arcangelo dà un calcio nel culo al famoso angelo ribelle, dove si incorpora l'angelo ribelle? Nella terra, sacralizzandola. La terra è sacra, Gea. La terra è sacra. Quando sentite gli ambientalisti osannare tanto la tutela, questo è panteismo gnostico. L'animalismo è sotto gli occhi di tutti, non c'è bisogno. Ma vi rendete conto che la Genesi è stata cambiata? La Genesi è stata cambiata. Come ci meravigliamo poi adesso che cambino anche un po' di dottrina, qualche comandamento e qualcosa da... Si è cambiata la Genesi. No, adesso le chiedo di fare una considerazione conclusiva a quanto deliberò di voi, di carattere antropologico sulla Genesi che è stata cambiata. Dicevamo, questi sono scherzi da preti, ma li accettiamo anche dal professore. Allora, dicevamo prima che quanto viene detto ha la sua matrice fondamentale nella negazione di Cristo, perché l'uomo occidentale non può concepirsi a prescindere da Cristo e dalla storia che Cristo ha generato nuova tra di noi, per una ragione fondamentale, perché Cristo non porta qualcosa in più soltanto all'uomo, non porta un ordine superiore che debba andare più o meno bene con quello inferiore, non porta una serie di verità dogmatiche alle quali si debba consentire senza usare la propria ragione, ma Cristo, direbbe San Giovanni Paolo II, si è fatto uomo e quindi ha consacrato tutto ciò che è uomo, lo ha confermato e lo ha purificato da ciò che non gli apparteneva, ossia il peccato. Ed egli non è appena un Dio, come tante culture potrebbero intenderlo, ma è quel Dio sin logo, diceva Papa Benedetto nella indimenticata prolusione a Regensburg, è un Dio sin logo perché egli stesso è logos ed è ragione. Egli stesso è la ragione per mezzo della quale tutto è stato creato. Noi siamo sì nell'epoca in cui questo oscuramento di Cristo ha portato a un oscuramento di ciò che Cristo aveva benedetto, assunto in se stesso, consacrato, purificato, cioè l'oscuramento dell'uomo.
e l'oscuramento dell'uomo lo si vede oggi nell'incapacità di usare la ragione. L'incapacità di usare la ragione nelle cose più semplici, per cui ci dettano un nuovo linguaggio da adoperare e noi lo adoperiamo senza colpo ferire. È notizia di appena un annetto fa che nell'Università degli Studi di Torino tutta l'amministrazione tecnica dell'università ha ricevuto una serie di indicazioni e istruzioni precise su come redigere gli atti che riguardano gli studenti. Non si può scrivere più studente e studentessa. Hanno ricevuto l'indicazione di scrivere student asterisco e non professore e professoressa, ma professor asterisco, perché ciascuno sia libero di passare quando vuole dall'altra parte. I casi di passaggio da una, direbbero oggi, noi usiamo questo linguaggio solo perché non ci sono altre parole per descriverlo, identità di genere all'altra, 4 anni fa erano 2, quest'anno sono 6. Quindi è un processo in evoluzione. Il compianto è indimenticato Cardinal Carlo Caffarra, andato in cielo nel settembre 2017, in uno dei suoi ultimi discorsi, sosteneva giustamente e indicava a tutti come fosse in corso una battaglia. Dall'avvento di Cristo, anzi da prima ancora, che è in corso una battaglia che l'Apocalisse apre senza toni apocalittici, ma mostrandoci semplicemente questa tensione formidabile che Cristo già risolve in se stesso e che continua nella storia fino alla sua consumazione. Ora, questa battaglia sta raggiungendo in certo modo i suoi ultimi atti, e sono atti palesemente anticristici, cioè anti-logos, cioè anti-ragione. Che non sia più possibile affermare liberamente, senza il timore di essere poi flagellati a livello mediatico, che l'uomo è maschio e femmina, considerando che nel maschio e femmina vi è come il presidio ultimo, la difesa ultima dell'uomo capace di Dio, perché solo nel suo essere maschio e femmina egli può riconoscere il proprio essere immagine e somiglianza di Dio. Quando citava il professore quel passaggio di Genesi, è bene citarlo interamente per arrivare a dire questo punto, cioè l'uomo disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Cioè l'uomo comprende se stesso solo dentro la relazione con l'altro, solo dentro la relazione con l'altro sesso, e quindi dentro questa relazione, solo donandosi all'altro, egli può progressivamente assomigliare al Dio che lo ha creato. Ora, negare questa distinzione sessuale, negare la capacità dell'uomo di conoscersi solo dentro la relazione che lo porterà a relazionarsi con Dio che lo ha creato, negare l'uso più comune della ragione, introducendo neologismi che la contraddicono e che la mortificano, negare il fondamento stesso della società in quella costituzione pre-giuridica che è la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna, significa negare la creazione, negare Cristo per mezzo del quale tutto è stato creato e senza il quale nulla è stato creato di tutto ciò che esiste. Il grande compito che i pontefici che abbiamo avuto la grazia di amare e servire ci hanno lasciato è quello di spalancare di nuovo i confini della razionalità, renderla capace di nuovo di aprirsi a Dio, di avere quella grazia che era proprio dei benedettini, che avevano fatto di tutta la loro vita un querere Deum, un cercare Dio, cioè aver chiaro l'orizzonte per il quale l'uomo è fatto, aver chiaro colui dal quale l'uomo è stato fatto, e così poter conoscere tutte quelle verità intermedie che da lui vengono e che portano al vero progresso umano, alla vera fioritura dell'uomo e della civiltà. Grazie. E poi scusi, sarò breve. Walter Boero, candidato a guidare la regione Piemonte nel futuro, per cui mi ha molto fatto piacere sentire il professor Gotti Tedeschi, e vorrei dire che ci ha fatto fare un viaggio come su un drone guardando dall'alto la terra. Io vorrei dire dell'esperienza invece microscopica che abbiamo fatto qui a Moncalieri,
che però ci conduce nella stessa direzione. Qui a Montalieri, insieme a Angela Ciconte e Emanuele Spagnolini, che ce l'ha, abbiamo costituito un centro di aiuto alla vita, dove abbiamo accolto le situazioni più drammatiche nell'accoglienza per la vita. Abbiamo osservato la stessa cosa, aiutando i bambini a nascere, è ripartita l'economia, la microeconomia delle famiglie, effettivamente. Giungiamo alla sua conclusione. Non è la difficoltà che preclude lo sviluppo, il contrario, è proprio l'accoglienza dei figli il motore di avviamento di tutto il resto. E quindi, diciamo, c'è la coincidenza totale tra queste cose. In più aggiungo che alcuni cittadini hanno preso l'ardire, come ha menzionato Don Damiano, di proporre un disegno di legge di iniziativa popolare a tutela, a riconoscere il valore della maternità e il significato, di donazione che ha la maternità rispetto alla società. Questo disegno di legge è depositato a Roma ed è attualmente disponibile in quasi tutti i comuni della regione Piemonte. È possibile andarlo a firmare. E in cosa consiste? Consiste in proporre di assegnare 1000 euro al mese per 8 anni per consentire di crescere ed educare i figli in modo che le nascite vengano incentivate, perché effettivamente questo è il tema principale. Se dovesse nascere un secondo figlio, il conteggio degli 8 anni riparte e così via al terzo figlio. Se arrivasse il quarto, diventa un'indennità vitalizia, quindi il riconoscimento della società a questo grande dono che è il figlio. Se il figlio avesse dei problemi e fosse handicappato, da subito diventa vitalizio. Quindi questo incoraggia anche ad accogliere la vita così come ci viene donata e come la Chiesa ci insegna. Grazie. Bene, Angela Ciconte. Lei prima ha fatto un passaggio veloce, molto interessante, ricordando come qua in Occidente, a noi donne in particolare, ci hanno parlato della maternità responsabile, questo per indurci ad abortire. E mi è venuto in mente come in realtà Oriana Fallaci ci aveva preannunciato che ci avrebbero invaso con il grembo delle loro donne. Al contempo ho anche riflettuto quando a Biella, ad Avonino, in una chiesa, dove è stato tolto il crocifisso per farla parlare, e c'era anche il dottor Viale, che a Torino conosciamo bene perché ha introdotto la pillola abortiva del RU486, l'Avonino parlava di immigrazione, dimenticando che lei ha prodotto l'aborto di massa in Italia e dimenticando anche che la prima accoglienza deve essere fatta nel grembo delle proprie donne, delle proprie mamme. Ora a me viene un dubbio. Non vorrei che qui in Occidente vorrebbero creare una razza meticcia, visto che questa immigrazione è di razza, diciamo, scura, ma di più, una razza prevalentemente musulmana. Quindi mi viene ancora in mente di pensare che oltre alla razza meticcia non vogliono in qualche maniera distruggere la cristianità. Quindi per questo studio a tavolino di cui lei giustamente ha parlato prima, che se fosse diverso il concetto si sarebbe corsi al riparo. Tant'è che Erdogan ha detto alle donne: fate almeno 5 figli, così conquisterete, no, il territorio. Mentre in realtà in Francia non si può minimamente difendere la vita senza finire in galera, e qui in Italia si continua, soprattutto come ha ben detto lei, cattolici, a difendere caparbiamente la 194, che oltretutto non è nemmeno attuata bene, perché almeno si dovrebbe in quel modo aiutare la donna ad una scelta consapevole, cosa che non è. Perché si parla tanto, in particolare le femministe, che poi però non difendono le donne in difficoltà in realtà, per difendere la libertà della donna senza mai ricordare la libertà del nascituro, cioè l'essere indifeso a venire alla vita. Quindi, secondo lei, c'è questa volontà, in realtà, anche di distruggere la cristianità e di creare la razza meticcia? Credo non ci siano dubbi su quello che ho
lasciato intendere, non è tanto quello che credo io, l'hanno dichiarato. È stato dichiarato. Andatevi a leggere i documenti dei segretari dell'ONU negli ultimi 30 anni e troverete questo. Adesso non c'è scritto meticciato, però c'è scritto sincretismo religioso. Che cos'è il sincretismo religioso? Che è facilitato da un processo di immigrazione di popoli con religioni diverse. Si vede che la tecnologia è sfuggita di mano. Cosa vuol che le dica io? Non posso altro che dire, confermare quello che ha detto lei e anche il mio pensiero. Solo sulla Francia vorrei fare un appunto. La Francia è stato laico nella Costituzione. Credo che sia uno dei pochissimi forse stati laici, non ne conosco quanti, che nella Costituzione dice dal 1905 è stato laico, dopo una lunghissima sofferenza di quasi, diciamo, dalla fine della Rivoluzione francese in poi, la Francia ha cercato di estirpare le religioni, arrivando a concludere che non si estirpa una religione se c'è la monarchia, perché la monarchia è il contraltare della religione. Allora bisogna fare una repubblica. Questo non lo capì neanche Napoleone. Infatti Napoleone non riuscì a estirpare la religione, fece prigionieri due papi, Pio VI e Pio VII. Addirittura Pio VI l'ha fatto morire in Francia, Pio VII l'ha fatto 8 anni in Francia. Poi lo rimanda a Roma e la settimana successiva qual è la prima decisione di Pio VII? Lo sa? La ricostituzione dell'ordine della Compagnia di Gesù, che era stata sciolta nel 1778. Curioso, mi ha sempre molto incuriosito questo, venderebbe avere uno storico che ce lo spiega meglio. La Francia è vero che ha in odio la religione, la famiglia naturale, eccetera, però dà il 2% del PIL alla crescita delle famiglie, dei numeri. Oh, certo, che si unisca un uomo con un uomo, che facciano fecondazioni in vitro o tutte quelle pratiche, alla Francia non frega niente, però la Francia ha capito perfettamente che il più grande valore di una nazione è il numero di popolazione. E l'esperimento che fece la Francia, non so dire, diciamo una generazione e mezzo fa, no? Quella di integrare il più possibile, prendendo come scusa per esempio quello che è successo in Libia, in Algeria, no? Vi ricordate, no? Introdusse il più possibile di libici algerini che creavano nelle banlieue quelle periferie che sono secondo, non si integrano. Si integrano con grandissima difficoltà, quindi mi viene detto dai miei amici e colleghi francesi che studiano questi fatti che i governi francesi, nonostante siano laicissimi, vogliono uno sviluppo della popolazione naturale, francese nel senso proprio di etnia, ecco per dire. Quindi, però la Francia sta facendo crescere il numero di popolazione. No? Pensi che, adesso vado a memoria, ma l'anno scorso ha destinato, negli ultimi X anni, ha destinato il 2% del PIL. Pensate se lo facessimo noi. Il 2%. E ha un deficit superiore al nostro, la Francia. E ha un debito globale superiore a quello italiano, la Francia. È che noi italiani siamo un pochettino sciocchini. O meglio, devo ammettere, mi scuso, il futuro, mi auguro, governatore, come uomo politico, non intendo, ogni tanto ho delle perplessità sulle capacità degli uomini politici, aspiranti, governanti, di riuscire ad avere dei consiglieri che gli spieghino effettivamente alcuni fatti che sono molto complessi, che loro non possono assimilare da solo, se non sarebbero dei picco della mirandola o cose del genere. E ci sono dei fatti molto complessi che vanno studiati.
Cosa che stavo dicendo? Che in Francia, in Italia invece siamo un po' più stupidini e lei si meraviglia spesso. Il Parlamento europeo a Bruxelles, in tutto il mondo, anche negli asili infantili, se uno domanda qual è il più grande problema italiano, ti dicono il debito pubblico, vero? Sì o no? Non è vero. Non è vero. Il caso che ho evocato prima degli Stati Uniti, qui faccio una mini lezione di finanza, mini. 5 minuti, professore. Poi dobbiamo... Un minuto. Gli Stati Uniti, quando saltano le banche, cosa fanno? Nazionalizzano il debito delle famiglie per saldare la banca. Si ricorda? Nel 2008 la Fed, per salvare le banche, le ricapitalizza. Quindi vuol dire che chiude il debito che le famiglie non avevano pagato. Quindi ha nazionalizzato il debito. Lezione: tutto diventa debito di Stato quando salta un sistema. Allora, ce l'hanno con l'Italia perché ha alto debito pubblico. È vero, comparato con gli altri. Ma io devo vedere qual è il debito totale di un paese. Perché se salta il debito privato, lo paga il pubblico. Allora, facciamo il conto dei quattro debiti: pubblico, famiglie, industria e finanza. Li sommiamo. L'Italia va al 320%, la Francia al 340%, la Germania soltanto 298%, l'Inghilterra 400%, la Spagna 380%. Ma perché i nostri politici non sono capaci di andare? L'unico che stava facendolo era Giulio Tremonti, inviso ai TV per il suo carattere, ma era l'unico che stava facendo nel 2011, quando viene commissariato il governo, e si dimostra che in Italia la democrazia non c'è più, perché incomincia l'epoca dei governi cooptati, quello per cui Trump non è amato. O c'è uniformità di governo in tutti i paesi democratici, o un governo salta, oppure i governanti che vincono le elezioni si adeguano immediatamente alle regole del gioco. Non c'è speranza. Grazie.